Allora siamo con Giulia di Eurosport, Colpaccio. Giulia, la Coppa Italia dei bordocampisti l'avete vinta voi rispetto a quelli della Rai. Poveri. Te è bellissima, bagata, sembra uscito da Pitti Uomo. Vabbè, no, noi siamo contenti, io parlo anche a nome di tutti, quindi plurale maiestate, sono contenta di quello che mi hai appena detto, però insomma anche i colleghi della Rai alla fine ci sono degli ex giocatori, degli ex allenatori, sicuramente hanno anche loro il loro piglio, perché magari noi siamo più belli, però magari loro saranno più tecnici, bisogna chiederlo a loro. Certo. Senti, ambiente bellissimo. Allora, forse non lo so se lo sai, ma io qui ci ho giocato, io sono marchigiana. Non di Pesaro, sono di Porto San Giorgio e quando giocavo nelle giovanili di Porto San Giorgio venivamo spesso a giocare anche a Pesaro. Pesaro ha una scuola cestistica pazzesca, sia maschile che femminile, quindi noi perdevamo sempre, però quindi, io in questo palazzo ho giocato. Cioè, praticamente giochi in casa. Sì, io qua più o meno gioco in casa. Senti, ma ci lanciamo in un pronostico? No, non posso. Allora, però se vuoi ti posso dire. Allora, io lo faccio io il pronostico, okay. e tu fai assegna. No, non va. Io posso votare lo spettacolo? Perché ieri ce n'erano 10.000 che sono arrivati da Bologna, da Brindisi. Oggi da Venezia, che sono qui davanti a noi, ce ne sono davvero tanti. Per non parlare di quelli dietro di noi, che secondo me è mezza Puglia. Quella di Brindisi è un'invasione biblica come quelle che facevamo noi pesaresi ai bei tempi. Beh sì, infatti io da San Giorgese, Veri Grenze, mi ricordo quello che succedeva quando si muoveva Pesaro. Va bene, Giulia, ti lascio al tuo lavoro, grazie della tua disponibilità. Ci mancherebbe, grazie mille, godetevi la Coppa Italia.